chi ha sempre vinto in casa contro chi ha sempre vinto in trasferta. Marina e Fabriano Cerreto hanno di fronte 90 minuti, al termine dei quali almeno una delle due verrà necessariamente interrotto quello che fin qui è stato un percorso netto. E anche la partita degli ex. Da un lato l'allenatore Stefano Tiranti, che non più tardi di 2 anni e mezzo fa vinse la prima categoria con Fabriano Cerreto, dando il via alla scalata dei biancorossoneri nel calcio regionale. E l'esterno mancino Nicolò Severini, oggi out, 38 presenze e 4 gol l'anno scorso agli ordini di Spuliforotti. Dall'altro lato c'è Gabriele Tittarelli, che a suon di reti, ben 16, ha trascinato la scorsa stagione il Marina in eccellenza. Dirige Gagliardini di Macerata, coadiuvato da Caporaletti e Ripanti. Il primo squillo è dei padroni di casa. Al secondo minuto Pellonara si invola a sinistra, Balducci mette fuori, arriva Noiello ma mette a lato. Al decimo rispondono gli ospiti. Bella iniziativa di Savelli a destra. Palla a Pierleoni, che concluderà debolmente verso Giovagnoli. Il Fabriano Cerreto sale di tono e fa le prove generali del gol. Al dodicesimo Tittarelli prende d'infilata la difesa locale, Giovagnoli lo abbatte. L'arbitro concede inizialmente il vantaggio a Moretti, che però non si concretizza, e quindi concede la punizione e ammonisce il portiere bianco-azzurro. Si incarica Bartoli della battuta e Giovagnoli si oppone in tuffo. Il Marina ci prova nelle ripartenze, soprattutto sulla sinistra. Al 24esimo Savelli appoggia Santini, destro bloccato in due tempi da Spitoni. Al 25esimo la legge dell'ex non perdona. L'azione partita da Pier Gallini e rifinita da Moretti viene conclusa come meglio non si potrebbe da Gabriele Tittarelli. Destro a giro al limite dell'area e Giovagnoli è battuto per l'1-0 del Fabriano Cerreto. Al 30esimo la reazione dei locali, batti e ribatti in area sui sviluppi di un corner e Pellonara mette a lato alla sinistra di Spitoni. Il Fabriano Cerreto però non perdona e la successiva occasione fa 2-0. Al 39esimo punizione di Bartoli dai 25 metri, Piergalini non ci arriva ma Giovagnoli è beffato ugualmente e il capitano bianco-rossonero trova la prima rete in campionato. Il Marina accusa il colpo, passa un minuto e arriva il 3-0 degli ospiti. Assist di Tittarelli per Piergallini, che lo lascia scampo a un Giovagnoli stavolta incolpevole. Al 41esimo i locali danno un segnale di vita con Savelli, che vede deviarsi in corner il tiro da Spitoni, ma il parziale del primo tempo non cambia ed è 3-0 per il Fabriano Cerreto. Tiranti cerca di scuotere i suoi con una doppia sostituzione all'inizio del secondo tempo. Fuori Gagliardi e Duranti, dentro Gambelli e Ribichini per dare ulteriore brio al reparto offensivo. I nuovi entrati si mettono subito in luce al secondo minuto. Droghini innesca Gambelli, assist per Ribichini che però calcia male. I locali continuano a mostrare orgoglio. Al sesto minuto Santini di testa da corner viene neutralizzato da Spitoni. Stessa sorte un minuto più tardi per Gambelli, che anticipa Balducci ma non dà la necessaria forza alla conclusione, parata da Spitoni. Il Marina continua a provarci, sfruttando anche il rilassamento del Fabriano Cerreto. Al sedicesimo sono ancora Gambelli e Ribichini a sfiorare l'1-3, ma trovano sulla loro strada uno Spitoni che fa il fenomeno per due volte. Poi ci pensa Lattarulo a sbrogliare la sua linea di porta. La spinta dei locali alla ricerca dell'1-3 non viene premiata. Arriva allora il poker del Fabriano Cerreto, al 31esimo. Trama Moretti-Savelli, palla a Piergallini che si libera in area e batte per la quarta volta Giovagnoli. È il quinto gol in campionato dell'attaccante anconetano, capocannoniere dei suoi. Il Marina non si perde d'animo e dimezza lo scarto negli ultimi 6 minuti. Al 39esimo arriva la rete dell'1-4, corner di Noviello e Capitan Savelli gira al volo di destro e stavolta Spitoni non può nulla. La squadra di Tiranti trova anche la seconda rete, proprio al 90esimo. Altro bel numero di Gambelli, palla tagliata al centro e la corrente Pellonara fa 2-4. Cade pertanto l'imbattibilità interna del Marina, che durava dal 7 marzo 2015. Fabriano Cerreto si conferma ai vertici dell'eccellenza. Fra Marina e Fabriano Cerreto finisce 2-4.